E hola a tutti belli e bentornati nel Pacix. Oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video. E oggi siamo qui tornati perché c'è qualcosa di nuovo. Recentemente il mio S21 FE è morto ed era il telefono con il quale registravo più o meno tutti i miei video del canale, tranne alcuni. Comunque i vlog principalmente erano registrati col telefono, perché chiaramente non mi porto la videocamera allo stadio, me la spaccano. E questo quindi mi ha portato a venderlo il prima possibile e a comprare subito un nuovo telefono che mi sta per arrivare. E quindi finalmente è arrivato sto pacchetto. Sono passati diversi giorni in realtà. Pensate, l'ho ordinato un venerdì e mi è arrivato il giovedì della settimana dopo. Sinceramente ordino sempre da Amazon e queste cose non succedono, ma stavolta diciamo che per pagarlo una cifra irrisoriamente più piccola sono andato a comprarlo su un sito un attimino diverso. Detto questo, secondo me possiamo aprire. Pacchetto Bartolini, sinceramente avevo un po' paura. Leggendo anche un po' di recensioni a giro, non sono proprio famosi per essere gentili con i pacchetti. Solo che con me non è successo, anche perché mi hanno letteralmente chiamato al telefono. Io stavo in camera mia, per fortuna. Era una mattina in cui mi ero svegliato e quindi letteralmente il corriere mi ha chiamato e mi ha detto di scendere senza suonare al campanello. Però vabbè, eccoci qui. Ora una matriosca di pacchetto, ma giusto così, cioè io voglio che venga impacchettato in questo modo. Ed ecco a voi l'S23. Rimuoviamo subito i sigilli. Oh, ed ecco che si rivela all'interno. Carino, un po' strano. Vediamo, quindi tiro in avanti e il telefono viene giù. Ok, mettiamo un attimo da parte la scatola. Ed ecco voi ragazzi il telefono in tutto e per tutto. Solo che adesso c'è questa pellicolina. Adesso vieni qui. Ok, 3, 2, 1. Wow, bellissimo. Adoro fare queste cose. Se vedete il microfono muovere ogni tanto è perché c'è il gattino qui accanto. Ho montato il microfono sull'albero dei gatti, però voi non lo vedete ed è meglio così. Ma adesso accendiamo subito l'S23. C'è ancora della batteria all'interno. Ok, vediamo un po'. Voi non potete capire che caldo fa qui dentro, ragazzi. Io penso che 32-33 gradi li fanno tutti. Eccoci qui, sta caricando. Oh, perfetto, si è già sbloccato. È al 100% di batteria. Sì, l'avevo caricato io prima. Ok, e ora che il dispositivo è finalmente unboxato, adesso configuro il telefono e torno da voi. Sono passati 4 giorni dalla configurazione iniziale e finalmente il telefono ha imparato i miei pattern di utilizzo. Quindi finalmente dovrei riuscire a ottenerne il massimo della batteria proprio da domani. E questo che state per vedere è un piccolo day in a life, un po' improvvisato, un po' perché mi andava e un po' perché poi lo rifarò meglio. Ho messo l'S23 in carica, siamo a notte fonda e l'ho fatto perché domani mattina deve essere pronto al 100% per il day in a life del Samsung Galaxy S23. È mezzogiorno pieno e sono attualmente al 74% di batteria. Tieni in conto però che è da stamattina, appena sono uscito verso le 7:30, che sta con connessione dati, Bluetooth, posizione, Live 360 attivo, facendo storie su Instagram e tutto, con circa 3 ore e mezzo di Spotify, che in realtà è abbastanza la norma. Anzi, la mia norma giornaliera è tipo 5 ore, però lasciamo stare. Mi mancano ancora 2. Diciamo che per me avere il 74% dopo una roba del genere è tanta roba. Vediamo come va nel resto della giornata. Ok, in questo momento sono le 2 di pomeriggio e il telefono è al 57% di batteria. Sinceramente dopo tipo 3 ore e mezzo di Spotify e circa 1 ora e 40 di display, avere il 57%, contando anche che sono sempre con Bluetooth attivo, connessione dati, geolocalizzazione attiva e Live 360 che consuma ogni secondo di più, diciamo che il 57% arrivato a questo punto è già un gran risultato. Vediamo come va il resto della giornata. Sono le 3:20 e il telefono sta al 49% di batteria. Direi abbastanza buono rispetto al mio vecchio S21 FE.
è tutta un'altra storia, ma proprio non c'entra niente. L'S21FE a questo punto probabilmente era già bello che spento. L'S8 invece se la sta cavando bene, sempre con connessione dati, geolocalizzazione e l'F360 sempre attivo. E nonostante tutto il caldo afoso, se la sta cavando veramente veramente bene, sempre sotto 5G e tutto. Quindi per ora molto buono. Aggiornamento importante, sono le 7:30 e il telefono l'ho utilizzato fino allo sfinimento, voglio essere sincero. Siamo arrivati alle 3 ore e 42 di display e attualmente sono con il 21% di batteria. Per non rovinare la batteria nel tempo non lo faccio scendere sotto il 20, quindi lo metto in carica adesso. Infine, il telefono non l'ho utilizzato per quella serata, infatti sono andato a dormire con 95%. Questo vuol dire che all'interno di tutta la giornata, alla fine, è come se avessi finito con quasi un 15%. Ed è stata una giornata super stress, tantissima roba. E anzi, spero vi sia piaciuto questo esperimento, perché lo rifarò in modo molto più serio. E ho già tanti dati diversi, questa parte del video non la guarda nessuno. Mi sono tagliato i capelli, sì. Questo l'ho registrato dopo, molto dopo. La clip dell'unboxing è di primi di agosto, quando esce il video. Vabbè, spero di portare la parte 2, quindi la parte un po' più seria, dove effettivamente vi parlo un po' del telefono e tutto. Ma questo era per il mio mini day in a life dell'S23 unboxing e prime impressioni. Ci vediamo con il prossimo video, spero entro il 2025. Dai.